Ciao, sono Vittorio Gazzara, regista cinematografico, fondatore della Vertical Green Productions e in questo report di gennaio voglio parlarvi, tra le altre cose, di un nuovo filone produttivo che mi vedrà impegnato nel 2019 e che amplierà a dismisura il parco titoli della Vertical Green Productions. Quindi, senza ulteriori indugi, sigla e iniziamo! Gli ultimi mesi dell'anno scorso hanno visto la Vertical Green impegnarsi in un filone produttivo per lei completamente nuovo, cioè quello delle video installazioni artistiche con Gardens Space Opera, una collaborazione con il compositore di musica d'avanguardia Manuel Chieregato, che vedrà nelle prossime settimane una prima conclusione, un primo giro di boa con la release del primo capitolo di questa monumentale opera musicale, cioè Alpine, ma di questo ve ne parlerò più tardi. Il 2019 inizia con l'apertura di un nuovo, ulteriore filone produttivo che questa volta coinvolge i documentari che fino a questo momento non avevo mai preso in considerazione per esigenze espressive e che adesso però cominciano ad affacciarsi come possibilità concreta e che rappresentano un'esperienza che non voglio farmi scappare. Sto lavorando in questi giorni al primo documentario della Vertical Green Productions in collaborazione con Valle Pro. È un documentario non naturalistico, i documentari Vertical Green non saranno di stampo naturalistico, saranno per lo più storico-culturali di costume. Non vi posso ancora dire niente al riguardo perché è una sorpresa e non voglio rovinarla, però ecco, nel 2019 la Vertical Green sarà impegnata anche nella produzione di documentari originali che avranno una valenza non solo locale ma anche nazionale e, perché no, anche internazionale. L'intento è quello di realizzare dei documentari che possano avere un interesse il più largo possibile, partendo magari da una realtà locale, ma che possano diventare espressione di fenomeni territorialmente più larghi e magari anche un modo per scoprire dall'estero delle realtà particolari della nostra Italia. Per tutti gli aggiornamenti al riguardo vi invito a seguire le pagine Facebook di Vertical Green Productions e Valle Pro, i relativi siti internet e i prossimi episodi del report, durante i quali sarò sicuramente in grado di fornirvi dei dettagli in più. E passiamo agli altri progetti della Vertical Green Productions attualmente in sviluppo. Flatland, la webserie a cartoni animati attualmente in preproduzione, continua a essere in preproduzione. Sarà una preproduzione più lunga del normale, anche perché, come forse vi ho detto in un altro report, sta avvenendo una cosa che non mi è mai accaduta lavorando a un progetto, e cioè che invece di sviluppare tutta la serie e poi pensare alle musiche, qui l'aspetto visivo e la produzione video del progetto sta nascendo di pari passo con la musica, e le due cose si stanno influenzando a vicenda e stanno aggiungendo dettagli l'uno all'altra. È un processo molto stimolante, però ahimè allunga di molto il processo creativo. Sicuramente quando Flatland uscirà, non so ancora prevedere una finestra di lancio, anche solo abbozzata per il progetto, abbiate pazienza, ci vorrà del tempo, però quando uscirà sarà un lavoro coi fiocchi. I due fratelli, Russell e Robert Giffen di New York, che stanno curando la colonna sonora originale, stanno facendo un lavoro egregio, stanno sperimentando come mai prima. Flatland, quindi, anche dal punto di vista visivo, tramite la loro musica, avrà un aspetto visivo molto più sperimentale di quanto preventivato all'inizio, quindi le due cose insieme sono dinamite. Lo so, è l'oste che dice quanto è buono il suo vino, però credetemi, Flatland sarà una bomba. Bisognerà aspettare più di quanto pensassi, però ne varrà sicuramente la pena.
e dopo mesi di gestazione, lavorazione, anche una esposizione in un museo di Milano, ecco che Alpine, primo capitolo di Gardens Space Opera, sta per vedere finalmente la luce nella sua versione definitiva e completa. È stato un lavoro molto lungo, in questi giorni stiamo apportando le ultime modifiche e poi ci sarà il momento della tanto attesa release. Release che avverrà, come vi ho anticipato in qualche report precedente, non in forma gratuita ma a pagamento. Un po' perché è un progetto destinato all'esposizione museale e galleristica e un po' perché, coinvolgendo non solo me ma anche Manuel Chieregato, che è un compositore, e alcuni musicisti che si stanno unendo al cast artistico dei Giardini e che quindi fungeranno da guest star musicali nelle varie composizioni, ecco, ci sono dei costi da sostenere, c'è del lavoro di persone da pagare e quindi non sarà possibile rilasciare i vari Gardens in forma gratuita. Stiamo progettando una modalità di release multipiattaforma, il che vuol dire che coinvolgerà sia la parte musicale che quella video e la coinvolgerà in modi diciamo analogici. Gardens è un'opera che pian piano è diventata sempre di più un'opera dal sapore vintage in qualche modo e quindi oltre ai supporti odierni classici di diffusione, cioè i CD per la parte musicale e i DVD e il digital download per la parte video, stiamo optando anche per la release su supporti più datati e quindi musicassette, dischi in vinile e VHS. È un'operazione non così semplice da gestire e quindi ancora non c'è nulla di deciso, di definitivo. Di fatto lo stesso video non è ancora completo al 100%, quindi questo annuncio funge anche da tenetevi pronti perché stiamo per uscire e usciremo in molte forme diverse. Gli altri progetti invece della Vertical Green, che negli ultimi mesi hanno fatto perdere le loro tracce, sono ancora in una fase di stand-by, me ne scuso, però sicuramente mi capirete, sono da solo, sto portando avanti più progetti contemporaneamente, alcuni vedono la luce prima di altri, però vi assicuro che nessuno di questi progetti è morto e sepolto, quindi dormite sonni tranquilli. Mi spiace se tra questi progetti, che sono al momento in una fase di riposo, sono quelli che aspettavate di più, però vi assicuro che quando usciranno saranno al top della loro forma. Io lo ribadisco, sono da solo e cerco di seguire tutto contemporaneamente. Però sono anche un perfezionista, quindi quando faccio uscire qualcosa è perché ne sono convinto, se non al 100%, al 98%, quindi la lunga attesa in alcuni casi significa che non ho avuto il tempo ancora per dedicarmi come si deve a quel progetto specifico e quindi non lo voglio rilasciare solo per rilasciarlo, voglio poter pubblicare dei contenuti di qualità e quindi purtroppo essendo la Vertical Green al momento ancora retta dalle spalle di un solo tizio che continua a crederci follemente, le attese si fanno più lunghe. Però maggiore attesa, maggior godimento quando esce, quindi tenete duro perché nuovi contenuti ci saranno sempre e prima o poi uscirà anche quello a cui tenete di più. Grazie per avermi seguito in questo report e per dimostrarvi il vostro supporto, il vostro appoggio sempre. Visitate il sito internet per restare aggiornati su tutti i nostri contenuti. Stessa cosa dicasi seguendo i nostri canali social, YouTube, Facebook e Instagram. Visitate lo store online della Vertical Green su Redbubble per farvi e farci un regalo e nel frattempo io vi auguro una buona giornata, grazie ancora per avermi seguito, appuntamento con il prossimo report, quello di febbraio, durante il quale molte cose di cui ho parlato in questo report avranno sicuramente trovato una conclusione e saranno già state rilasciate. Ancora buona giornata e a presto, ciao!